Siamo con Renata Bagatin qui al lato conclusivo della stagione 2017 degli Amici da Pista. La signora Bagatin, consigliere regionale della regione Friuli Venezia Giulia, grande supporter degli Amici da Pista e di tutto il ciclismo. Signora, una grande emozione anche questa sera, nonostante siamo tra amici, siamo qui a conclusione di una stagione straordinaria. È davvero sempre emozioni, ogni iniziativa che fate è sicuramente un momento di riflessione come questa sera e di rilancio di attività per il prossimo 2018, quindi io devo davvero ringraziare tutti voi perché mi avete insegnato cosa significa questo bellissimo sport che è il ciclismo e quali sono le attività, le regole e l'impegno perché tutto venga fatto nel modo migliore, quindi un grazie a tutti voi perché siete davvero delle persone speciali, grazie. Ha fatto quest'anno ho partecipato a diverse gare qui in pista, ha partecipato anche a diverse gare su strada, la vediamo sempre presente, l'attività si è innamorata completamente di questo sport, ma una curiosità, le piace più la pista o la strada? Ma dico, sono due cose diverse, allora pista è bella, è piena di emozioni, mi fa tanta paura e questo è un dato che davvero... Ti dà un'emozione quando si vedono questi ragazzi correre, davvero interessante, bellissimo. E la strada è un'altra storia, però anche lì quando passano con una velocità anche lì incredibile, ti riempi anche lì di un brivido grandissimo. Quindi sono due cose diverse, ma tutte e due grandissime, grandissime emozioni. Quindi è uno sport che non conoscevo e devo proprio ringraziarvi perché mi avete dato questa grande opportunità di conoscerlo. E noi dell'ambiente ciclistico la ringraziamo lei per la passione e la dedizione che ci dedica sempre. L'attendiamo al prossimo anno qui in pista e su strada per una stagione sempre al top. Grazie e spero proprio di esserci e veramente tanti auguri a tutti, grazie. Siamo con Giuliano Mior, 26 anni da giudice di gara qui in Friuli Venezia Giulia, pista, giri in pista ne ha visti tantissimi, adesso per sopraggiunti i limiti d'età è andato tra virgolette in pensione, però insomma la passione non manca mai. Giuliano, un raccolto veloce di questi 26 anni di attività. Beh, intanto innanzitutto non sono ancora in pensione perché sono in attività fino al 31 dicembre. Poi questi 25 anni è stata per la pista specialmente è stata una grandissima esperienza perché io ho già incominciato nel 94 con i primi passi nella pista e poi li ho amalgamati tutti e fatto tutte le annate e ho tenuto dei buoni frutti e mi son anche divertito molto. Senti, ti abbiamo visto sia in pista che su strada, ma quale hai amato di più, quale ti piace di più, quale ti dispiace di più lasciare? Quello che mi dispiace di più senz'altro è la pista, nonostante tutto che la strada mi ha dato anche molte, molte belle soddisfazioni, ma la pista è tutta un'altra cosa. E cosa auguri i giudici che si seguiranno? I giudici che seguiranno ne sono molto validi e li auguro che devono impegnarsi, perché impegnandosi si acquisisce l'esperienza in modo di provare una bella e buona attività insomma, su questa pista. Grazie a Giuliano Mior. Prego, grazie a voi. Siamo con Biagio Zottoli, grande ciclista, grande appassionato di ciclista, adesso qui in pista aperta anche agli amatori. Questa passione arriva da lontano, questa apertura agli amatori porterà grossi frutti alla nostra pista? Spero di sì, anche perché diciamo, è un'attività a cui ci tengo, mi hanno spronato a proporre questa attività alla Eliana Bastanella e a tutti gli amici della pista. E niente, io intanto ho iniziato a spargere un pochino la voce. Per il momento non c'è ancora niente di concreto, però dico già che ho tanta voglia di iniziare questa attività e soprattutto ci credo tantissimo. Ecco, i progetti che hai in mente tu per rilanciare gli amatori in pista? Intanto il mio primo progetto è portare almeno una ventina di amatori in pista e poi da lì ovviamente partirà tutto. Sono molto fiducioso. Molti hanno già risposto al mio invito e c'è gente che già diciamo, mi appoggia su questo progetto. Speriamo bene, vediamo nel 2018 cosa accadrà di concreto. E noi ti appoggiamo tutti quanti, grazie a Biagio Zottoli e tanti auguri per la pista degli amatori. Grazie mille, gentilissimi, anche a voi.
Siamo con la biondissima Valentina Alessio, un nome che per gli appassionati della pista e per gli appassionati del ciclismo vuol dire tanto. È stata per 17 volte campionessa italiana dell'anello magico della pista e adesso, una volta terminata l'attività, ha deciso di mettere a disposizione le sue conoscenze e le sue capacità anche alle nuove leve del ciclismo. Valentina, tu già 2 anni che collabori qui con la pista e in 2 anni insomma i risultati li hai portati e in 2 anni si è visto crescere soprattutto nel settore giovanile. Raccontaci un po' della tua esperienza. Boh, li ho portati, intanto è stato Perusini, dai, a portarli, io sono il suo collaboratore e lui diciamo che gestisce il centro della pista. E quest'anno diciamo che abbiamo avuto degli ottimi risultati ai campionati italiani con Ursella nella velocità e nella corsa punti. Anche le donne comunque si sono ben fatte vedere, diciamo, nelle varie specialità veloci, nella corsa punti e via dicendo. Andata bene. Bene. Senti, passare da atleta a tecnico, quanto cambia? Quanto è importante essere stato prima atleta, che sappiamo che è quasi praticamente fondamentale, però le sensazioni, le emozioni, il modo di vedere la pista, quanto è differente? Beh, cambia tutto. Innanzitutto il tecnico deve vedere le cose che da atleta mai avresti visto e mai comunque... non li vedi, diciamo, dai. Il tecnico vede qualsiasi cosa che l'atleta non vede, ecco. Un consiglio agli altri atleti che smettono, gli altri atleti, i tuoi magari compagni che sono stati a suo tempo compagni tuoi di squadra che hanno smesso e poi vogliono riprendere a fare i tecnici? Beh, io mi sto appassionando ancora di più rispetto a quando comunque ero atleta, perché comunque sto crescendo e sto imparando tantissime cose che prima non mi immaginavo neanche, perciò comunque li spronerei a fare questo percorso. Bene, ringraziamo Valentina Alessio. Grazie per 17 volte campionessa italiana, adesso ce l'abbiamo qui in pista a Pordenone. Grazie a voi. Siamo con Rino De Candido, tecnico della Nazionale Italiana Juniores e guida tecnica qui nel velodromo della pista degli amici di Pordenone. Una stagione 2017 che ha portato un grandissimo risultato, una stagione 2017 riassunta in? Ma è stata sicuramente una bella annata, ma diciamo che noi partiamo quest'anno dal 2017 per fare qualcosa di nuovo, per crescere ancora ulteriormente come attività e come manifestazione. C'è la prospettiva di fare un quarto giorno e pertanto sarà una 4 sere, non più una 3 sere, e di conseguenza ci sarà tutta una serie di gare in più che sicuramente andranno a migliorare l'attività che facciamo. Ecco, l'interesse che c'è attorno a questa manifestazione da parte degli atleti ce n'è sempre più crescente, ma è sempre più attenti a quello che è il programma delle 3 sere. Ma certamente, anche perché quest'anno inseriamo sicuramente delle prove di Coppa del Mondo nelle gare nella specialità della velocità e pertanto avremo sicuramente altre nazioni che vengono ad acquisire punteggio a Pordenone, in quanto sarà una prova di Coppa delle Nazioni. E questo sicuramente farà che la manifestazione prenda più spicco e diventi sempre più importante. Senti, una curiosità, a livello mondiale, quale sarebbe l'atleta che ti piacerebbe avere qui alle 3 sere? A livello mondiale proprio? Ma sai, ce ne sarebbero tanti, è che bisogna capire, sai, le attività adesso degli atleti è talmente intense che riuscire ad averli in quel periodo lì è talmente difficile, perché a luglio sono in un momento in cui recuperano, in un momento in cui hanno finito il tour e il giro e pertanto sicuramente hanno grosse difficoltà a venire, però penso di riuscire ad avere sicuramente dei grossi atleti anche quest'anno e sicuramente qualche big. Bene, ringraziamo Rino De Candido, tecnico della Nazionale Italiana Juniores e guida tecnica qui al velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone. Siamo con Eliana Bastera, il presidente degli amici della pista, insomma, 2017. Dicono che 17 porti male, invece noi ha portato benissimo.
Ma certamente, stasera abbiamo fatto un'analisi di quella che è stata l'attività del 2017. Io penso che non abbiamo nulla da rimproverarci su quello che abbiamo fatto, è stata un'ottima annata. Abbiamo lavorato sodo, ha lavorato sodo tutta la squadra, tutti uniti, e abbiamo avuto dei risultati che sono alla vista di tutti. Abbiamo fatto un'attività ordinaria, abbiamo fatto 3 sere veramente al top, abbiamo rinnovato il parco biciclette e raggiunto un numero di iscritti quasi 170 del nostro territorio e anche dei territori limitrofi. Questo ci fa ben sperare anche per il futuro. Ecco, il 2018 è già in cantiere, già da un po', con un programma ricchissimo, si parla di una quarta sera. Questo ti spaventa un pochettino, non dal punto di vista operativo, perché insomma la squadra è ben collaudata, ma diciamo un po' dal punto di vista economico? Ma non particolarmente, io da sempre lavoro attività in proprio, per cui sono abituata a valutare i rischi e quello che è il futuro imprenditoriale. Sicuramente è un qualcosa in più di quello che stiamo facendo, però la qualità e la quantità delle gare saranno sempre fatte al top, come in sicurezza, e organizzate bene come le abbiamo fatte in questi ultimi anni. Per quanto riguarda il lato finanziario, ci siamo già messi in moto, cerchiamo di portare in cascina delle risorse un po' più consistenti, anche perché più consistente sarà il nome dei ragazzi che verranno a correre il nostro velodromo. Per cui niente, con la squadra che abbiamo io sono fiducioso anche per il 2018. Senti, l'ho chiesto prima al tecnico De Candido ed è stato molto vago, ma tu un nome di un atleta che sogneresti a livello mondiale, che sogneresti di avere qua al velodromo? Di averlo qui al velodromo, ma non lo so, io sono tutti quanti bravi, ti dico la verità, non c'è uno in particolare. Mi piacerebbe avere una rosa di atleti di un certo livello, non dico un Cavendish, ma comunque dei ragazzi che anche per dare la possibilità al nostro territorio di vedere da vicino quelli che sono i campioni che vedono sempre al di là dello schermo televisivo. Comunque ci sono tanti bei nomi, sicuramente vengono o non vengono, non tanto perché Pordenone sia piccolo, però dobbiamo fare anche i conti con quella che è la loro attività professionale, il calendario che hanno. Vediamo che lo stesso Cimolai, che è un ragazzo del nostro territorio, non riesce a venire perché è sempre impegnato o con il tour o comunque con impegni che la propria società ha preso per lui. Ecco, allora, in attesa di un 2018 sfavillante, ringraziamo e salutiamo la Presidente degli Amici della Pista, Eliana Bastianelli. Io saluto tutte voi e un buon arrivederci il 2018.